Lucia, prego. A te non devo dar mai la parola. Quindi. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Allora, buonasera al pubblico presente e mi ripeto per l'ennesima volta, sempre numeroso. Quindi, se avete freddo, visto il clima qua dentro, ditecelo. Abbasseremo la temperatura, anzi, innalzeremo la temperatura o provvederemo a darvi qualche indumento. Poi, buonasera a chi ci segue anche da casa. Buonasera a tutti i consiglieri comunali presenti, agli assessori esterni, al signor segretario e al signor sindaco. Buonasera a tutti. Un altro saluto da parte mia e anche, credo sicuramente dal Consiglio Comunale intero, alla nostra Presidente che è impegnata in questi giorni con gli esami di laurea. Quindi un in bocca al lupo anche a lei. E lascio la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Orazio Claudio, Castelli, Bodi, Bozzato, Sandra, Zanella, Lucia, Vianello, Barberini, Bottan, Costantini, Tagliapietra, assente, Battagliarin, Lazzarini, Ceccato, Nesto, Danuol, Berton, Bozzato, Letizia, Chiaranda, Vanin, assente, Zanella. Bene, passiamo alla nomina dei tre scrutatori, quindi la Barberini, poi Chiaranda e Zanella Angelo. Allora, iniziamo con il primo provvedimento che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, dal numero 32 al numero 36. C'è qualche intervento? Nessun intervento, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi all'unanimità si approvano i verbali delle sedute precedenti dal 32 al 36. Il secondo provvedimento è la surroga del consigliere Iuris Rossi della lista Idea Comune per Cavallino Treporti. Qua c'è una variazione, quindi una comunicazione d'ufficio. Doveva essere designato il consigliere, il primo consigliere non eletto, dopo, e quindi il signor Roberto Vituri. Via email, qualche ora fa, ha comunicato, che non intende, ricoprire questo, seggio mancante e al suo posto, il consigliere, eccolo qua. Il consigliere con le maggiori preferenze, con 36, risulta la consigliere Scarpa Elisa che ricopre l'assessore, un assessorato esterno. Quindi questa variazione viene all'ordine del giorno con questa sostituzione da Vituri a Scarpa Elisa. Direi c'è qualche intervento? Nessun intervento, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questa nomina? Tutti favorevoli? Passiamo anche all'immediata eseguibilità della stessa delibera. Favorevoli? All'unanimità. C'è la consigliera Scarpa che vuole intervenire e dire qualcosa. Intanto un benvenuto con la nuova veste di consigliera. Grazie. Ma un saluto semplicemente, vabbè, insomma, io ricopro un ruolo particolare, per cui insomma ho sempre partecipato ai lavori del Consiglio. Come membro del gruppo Idea Comune non posso che essere felice finalmente di ricoprire anche questa carica. Quindi grazie, buon lavoro. Sì, vorrei anche aggiungere i miei saluti e i ringraziamenti
al consigliere dimissionario Iuris Rossi per il lavoro svolto fino ad oggi, credo anche unitamente ai miei colleghi del Consiglio. Passiamo al terzo provvedimento, che è la sostituzione di un componente della prima, seconda e terza commissione consiliare permanente. Questa è una conseguenza della precedente. Lascio la parola al sindaco, al capogruppo. Scusa, ecco, mi Sì, tocca per forza. anche Niente. allora, dopo le dimissioni del consigliere Iuris Rossi, in prima commissione subentrerà il consigliere Barberini Lucia, alla seconda commissione subentrerà il consigliere capogruppo Vianello Massimo e nella terza e ultima commissione, sempre in sostituzione di Rossi Iuris, il consigliere Barberini Lucia. Naturalmente in quest'ultima commissione il signor Iuris era presidente, all'interno di quella commissione verrà eletto il presidente. Benissimo, procediamo, segretario. Sì, se non ci sono problemi, direi di passare alla una votazione unica per i tre nominati dal capogruppo. Ci sono interventi? Nessuno? Votiamo chi è favorevole. Quindi all'unanimità si approva la delibera. E ancora l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Quindi immediatamente eseguibile all'unanimità. Passiamo al quarto punto, che è la quarta variazione di bilancio 2013. Prende la parola il sindaco. Prego, signor sindaco. La variazione di bilancio consiste sostanzialmente in questo: per quanto riguarda il capitolo delle entrate, diciamo così, bisogna registrare una maggiore entrata da parte della regione di 10.000 euro, sostanzialmente, che poi saranno destinati nella parte delle spese delle uscite per riadeguare, insomma, alcuni capitoli dei servizi sociali. Troviamo più sostanzialmente il rimborso di privati per anticipo affitti, situazione emergenza abitativa, perché anche questo viene stornato sostanzialmente dalle spese. E la variazione si rende soprattutto necessaria per poter imputare a capitoli diversi la spesa che l'amministrazione comunale sosteneva per la mensa scolastica, nel senso che in previsione, così come era previsto, insomma, nella relazione previsionale programmatica legata al bilancio appunto di previsione, che il servizio mensa sarà praticamente dato in concessione, nel senso che c'era una gara e quindi gli introiti, insomma, saranno incassati direttamente appunto dalla ditta, dall'impresa che vincerà la gara per la gestione della mensa e l'erogazione dei pasti, e quindi sostanzialmente quella differenza tra il costo del servizio e quanto veniva pagato dagli utenti, che prima si configurava come una sorta di prestazione di servizi, nel senso che noi incassavamo i soldi e poi, insomma, la voce complessiva era nel capitolo della prestazione dei servizi, viene trasferita invece nel capitolo dei trasferimenti, perché si tratta sostanzialmente di coprire la differenza tra i costi e quanto incassato, perché naturalmente le tariffe non saranno stabilite dalla ditta e non copriranno, come sapete, il 100% della spesa, ma la differenza tra il costo del servizio e quanto viene incassato naturalmente sarà a carico dell'amministrazione comunale. Grazie sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento, quindi credo neanche dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità favorevoli. L'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi immediata eseguibilità. Passiamo alla delibera successiva. Modifica e integrazione al regolamento di polizia urbana. Credo sia l'assessore Castelli che prende la parola. Prego, assessore.
Sì, noi oggi stiamo operando ancora con il regolamento acquisito dal commissario prefettizio al momento dell'istituzione del comune di Cavallino Tre Porti e quindi con tutte quelle imperfezioni che non ci riguardano, per esempio il trattamento dei gondolieri e dei panni stesi all'aperto sulle calli e altre questioni che non ci riguardano direttamente. Il regolamento sarà in futuro oggetto di modifica sostanziale, per oggi ci limitiamo a modificare quella parte, cioè l'articolo 14, modificare ed integrare per quanto riguarda il fatto, insomma, di limitare la vendita abusiva degli ambulanti sulla spiaggia. Si va ad integrare praticamente l'articolo 14, chiamandolo 14 bis, dove si dice che viene vietata la detenzione di trasporto di merci su grandi sacchi o altri contenitori in quantità che si presume venga destinata alla vendita. Il secondo comma dell'articolo 14 bis dice che è giustificata la detenzione però di tali merci per le persone abilitate alla vendita. Il terzo punto stabilisce quali sono le sanzioni e il quarto punto stabilisce che la merce comunque come pena accessoria può essere sequestrata, come dall'altro si faceva già. Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego Chiaranda, consigliere Chiaranda. Sì. Grazie Presidente. Assessore, non c'erano le due modifiche da fare che avevamo concordato in commissione? In commissione, scusa, prendo la parola. No, in commissione avevamo concordato solamente di fare una modifica, che era quella di dire detenere e o trasportare. No, lì si era detto che naturalmente nel momento, siccome c'è un'ordinanza che detta già questa cosa, praticamente poi eventualmente in fase di revisione o di elaborazione, insomma, di questo estratto del regolamento che dovremo concordare anche con le associazioni di categoria per poter incentivare anche l'informazione, come si è detto, insomma, attraverso volantini da tradurre in più lingue, vedevamo se era la necessità in qualche modo di metterlo anche nel regolamento, no? Ma la delibera, allora, per chiarezza, insomma, che viene in discussione in consiglio e spero in approvazione poi, l'unica modifica è quella di, rispetto al testo originale, di dire detenere e barra o trasportare, da aggiungere l'o praticamente, così come è stato richiesto, giusto? Ok. Bon, grazie signor Sindaco e grazie consigliere. Scusami. Grazie, Presidente. No, era solamente credevo fosse solo. No, stavo questo. In piedi perché dovevo crescere e anzi smaltire. No. No, grazie, Presidente. Non posso far altro che di per sé ringraziare i consiglieri della Commissione e le associazioni che hanno partecipato. Di per sé questa, permettetemi il lusso di dire che è stata una mia iniziativa, sentita anche le categorie, che nasce anche da un'iniziativa che è questa, che è Basta l'abusivismo, che è la lotta portata avanti da Confartigianato a livello nazionale per la difesa del prodotto Made in Italy e poi appunto c'è tutta la difesa anche del commercio. Quindi il commercio inteso commercio di chi paga le tasse e che è regolarmente iscritto. Dicevo, grazie ai colleghi che appunto sono intervenuti in commissione e l'associazione di categoria. Auspico di per sé che venga fatto, magari entro quest'estate, un primo esperimento, quantomeno per vedere appunto quello che diceva poc'anzi il sindaco per quanto concerne uno scritto in lingua da dare a tutti quanti gli ospiti che vengono a soggiornare qui, ma aggiungerei anche che sarebbe giusto magari informare anche i cittadini di per sé, perché non, il reato non lo commettono solamente gli ospiti, ma lo commettono anche i cittadini italiani comprando in spiaggia e dappertutto di per sé, perché appunto correggo solamente una defaillance dell'assessore Castelli, è vietato su tutto il territorio comunale, non solo in spiaggia, una piccola defaillance. Quindi fondamentalmente ringrazio dell'attenzione posta e vediamo poi di mettere a posto il regolamento di pulizia urbana
anche lì è un po' vecchiotto e datato. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No? Siamo sicuri? Sì? Boh. Allora passiamo alle votazioni. Allora, modifica integrazione al regolamento di polizia urbana, chi è favorevole? Con l'integrazione di E/O. Allora, tutti favorevoli e quindi è approvata la delibera. Passiamo all'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità anche i favorevoli. Passiamo all'ultimo provvedimento. Piano delle acque, approvazione. Prende la parola il signor Sindaco, prego Sindaco. Ma noi questa sera, diciamo così, portiamo in approvazione, quindi in maniera definitiva, almeno per questa fase, il piano delle acque, che è un documento, come sapete, insomma, che in qualche modo anche la provincia, nel momento in cui ha conferenze di servizi, ha approvato il PAT, ha in qualche modo prescritto al comune di approvare prima dell'approvazione del piano di interventi. Quindi, siccome il prossimo consiglio comunale sarebbe prevista l'approvazione definitiva del piano di interventi, è opportuno approvare il piano delle acque, sapendo che il piano è stato praticamente adottato in, mi pare ormai a dicembre, alla fine di dicembre dello scorso anno, è stato pubblicato, poi insomma, come spesso accade nei periodi di pubblicazione, non è che riceviamo tantissime osservazioni, salvo che, come nel piano di interventi, per molte poi questioni anche ovviamente di tipo personale, privato, perché lì c'è anche un certo interesse, quindi sul piano delle acque non sono pervenute osservazioni, neanche da parte eventualmente di associazioni e così via. C'è un'unica osservazione che viene fatta propria dall'ufficio urbanistica e che è legata appunto alla delibera e quindi fa parte dell'approvazione definitiva del piano, per i quali praticamente si modificano il piano rialzato per quanto riguarda l'esecuzione appunto di interventi di residenza e per altre destinazioni d'uso. E lo dico adesso, ragionando un attimo con il consigliere Zanella, faceva un'osservazione degli appunti, insomma, in cui ci sarebbero delle discrepanze, insomma, del piano rispetto anche a qualche altro nostro regolamento, quello di polizia rurale e così via. E quindi l'impegno ovviamente è quello che con l'approvazione del piano di questa sera non si esaurisce ovviamente, insomma, il piano in sé, e quindi qualora dovessero esserci delle discrepanze, insomma, nel senso che noi ci troviamo di fronte magari a regolamenti e a diversi, quindi a norme diverse, è ovvio, insomma, che quanto prima, subito dopo l'approvazione del PI, provvederemo naturalmente a sanare queste eventuali discrepanze. Grazie. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Zanella. Sì, il sindaco ha anticipato un po' le mie perplessità che ho sollevato poco fa rispetto all'autoemendamento che ha fatto l'ufficio correggendo due aspetti. Uno, secondo me, è da porre in attenzione perché è poco coerente rispetto a strumenti urbanistici o comunque regolamenti che noi abbiamo. E parla dei tombinamenti. Sui tombinamenti il piano delle acque fa riferimento a un divieto generale, praticamente è vietato al di fuori delle aree urbane il tombinamento per motivi di sicurezza idraulica. Invece il nostro regolamento di polizia rurale ha un preciso articolato rispetto ai tombinamenti, e sono quelli comunque consentibili per il miglioramento fondiario
e quelli per i passaggi pedonali carrai sono consentiti previa delle prescrizioni. Quindi io non vorrei che magari se qualcuno presentasse delle pratiche in questo momento ci fosse questa incongruenza e a livello di istruttoria il divieto che adesso viene introdotto nel piano delle acque impedisse effettivamente l'esecuzione di quelle opere che invece il regolamento di polizia rurale stesso consente. Ho chiesto appositamente stasera se era necessaria l'approvazione delle osservazioni e quindi definitiva del regolamento del piano delle acque. E, visto la necessità comunque di approvarlo prima del piano degli interventi, io segnalo questa incongruenza, prendo atto della volontà del sindaco che ha detto poco fa di mettere mano e di correggere, anche perché già domani in commissione abbiamo una norma tecnica di piano che parla di fossati, scoline, tombinamenti, divieti di tombinamenti, che si aggiunge e crea ulteriore confusione rispetto al provvedimento che stasera andremo ad approvare. Grazie consigliere, passo la parola al signor sindaco. Posso? Prego sindaco. Posso però dare una lettura un po' diversa da quello, perché la norma, cioè l'osservazione dell'ufficio dice questo. L'aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto all'urbanizzazione diffusa che tra le altre cose ha comportato la perdita di volumi di invaso mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo, al di fuori delle zone urbane è generalmente vietato il tombinamento di corsi d'acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche. Qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume di invaso sottratto mediante la realizzazione di nuovi fossi perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone di bite a verde. Nel caso di corsi, dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti uffici regionali. Quindi questa dice la norma, in qualche modo. Quindi non è che ci sia un divieto assoluto, però. Grazie, l'articolo 56 del piano del regolamento di polizia rurale dice: fatte salve eventuali disposizioni più restrittive delle norme tecniche di attuazione, ed è quelle che andremo a modificare domani nel corso della commissione, anche attraverso delle osservazioni pervenute, mi sembra, dall'associazione degli architetti. La chiusura di fossi o canali da parte di proprietari o di altri aventi titolo è ammissibile previa autorizzazione del comune e di altri enti competenti. Un conto è dire è ammissibile previo, un conto è dire generalmente è vietato. Poi tale opera deve essere funzionale ad opere pubbliche, in tal caso viene autorizzata, tale opera rientra nei piani di miglioramento fondiario e detti corsi abbiano perso nel tempo la loro funzionalità idraulica. Mi sembrano che siano due cose completamente diverse. Comunque, per carità, abbiamo occasione di discutere ancora. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Nessuno? Dichiarazioni di voto? Neanche? Passiamo alle votazioni. Allora, sono due le votazioni, una riguardante l'osservazione presentata al servizio urbanistica al piano delle acque. Quindi chi è favorevole? All'unanimità si approva. Infine l'approvazione del piano delle acque, che è la delibera. Chi è favorevole? All'unanimità favorevoli e l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità favorevoli. Lei capogruppo dove sta andando? Devo io sciogliere le righe, le file, per cortesia? Rimanga al suo posto, quindi, che non è finita, naturalmente, se non prima di aver salutato tutti e ringraziato tutti. Alla prossima occasione. Grazie. Adesso può andare. Giorgia torna.